Signori, bentornati in un nuovo episodio di Resident Evil 2 Remake. Ho rimesso gli abiti normali al nostro buon uomo, però quasi quasi mi ero affezionato allo sceriffo. Però questo qui è Leon più che riconosciamo, quello era troppo fresco. Però, no, sti cazzi. Basta, siamo dei cazzo di sceriffi e così dobbiamo rimanere, diglielo Leon. Allora, nell'episodio precedente abbiamo esplorato gran parte della zona, abbiamo trovato il tasto, abbiamo recuperato molti colpi. Stiamo usando la pistola di Walker e adesso non ci resta che scoprire varie zone del tipo. Dobbiamo girare per il corridoio e entrare da lì. Ah, però mi sa che è la porta chiusa con le catene questa. No, è questa quella chiusa. Porta chiusa. Aspetta un attimo, fatemi controllare. Esatto. Ah, ma qui è da dove siamo passati noi, ma non possiamo più tornare indietro. No, 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 no. Perfetto, secondo me dove siamo adesso non ci resta che esplorare il piano di sopra. Ma sopra sopra, noi abbiamo esplorato questo. Qua c'era lo spogliatoio con un armadietto chiuso con il lucchetto, ma non sappiamo quale potrebbe essere l'indicazione. Ma qua si può andare ancora più sopra. Vediamo quale mostro del diavolo ci sarà. Oh, altri colpi, ma 36 colpi comunque vorrei dire. Talmente li stiamo usando bene. Cosa c'è qua? Oh, chiave di picche. Solo questa ci fa aprire un mare di porte. Abbiamo visto c'erano molte porte con la chiave di picche. Qua c'è una porta e si può aprire. Ok. Cos'è stato? Minchia raga, questo non era uno zombie. Minchia raga, questo non era uno zombie. C'è qualcosa qui? A tutti i sopravvissuti, attenzione, consideratelo come un regalo se avete la sfortuna di essere ancora vivi. Fate attenzione a quegli orrendi cosi che sembrano essere stati scuoiati vivi, li abbiamo soprannominati Licker. Sono ciechi come le talpe, ma sembra che abbiano un udito incredibile. Se non vi mettete a correre come degli idioti sparando alla cieca dovreste riuscire a evitarli, forse. Ad ogni modo muovetevi come se foste mia nonna in carriola e camminate il più lentamente possibile. Chiaro? Ora non posso più stare qui a perdere tempo. Il dovere mi chiama e ho un amico da vendicare. David. Penso David Ford che aveva scritto anche la nota precedente. Ok, in ogni caso abbiamo capito di non sparare manco per scherzo e cercare di non correre. Purtroppo non c'è un modo per camminare più piano di così. È la porta che la sbatte. Mamma mia, ma guardate raga, porca puttana l'ambiente. Però mi devo togliere un dubbio raga. Devo vedere se la grafica può essere ancora aumentata. In teoria l'ho aumentata. Polvere da sparo. Ok. Ah, qua ci sono delle che possiamo usare per barrare le robe. Mamma mia, guardate qui, raga. Tutte queste bambole così. Adesso si spiega perché magari si trova in una centrale di polizia questi quadri. O anche il tipo di mobilia. Perché era un ex museo. E quindi magari tutte molte delle robe qua dentro sono rimaste dai tempi del museo. Madonna. Qua c'è una porta. Dove andiamo? Magazzino. No. Non si è aperto perché noi non abbiamo la mappa di questo piano. Biblioteca. Ecco già che ci sia una biblioteca. Aspetta, aspetta, aspetta. Per adesso usciamo da qui. No. In che ho corso, raga? Ma, raga, questa qui... Io la conosco, sta statua. Guardiamo il taccuino della gente. Taccuino della gente. È la statua con il medaglione che ci serve. Cos'è? Borsello? Godo. È una nota. Nota di uno sconosciuto. Fanculo a quegli stronzi dell'amministrazione. Mi hanno buttato fuori dopo tutto quello che ho fatto per loro. E va bene. Vorrà dire che mi divertirò un po' prima che vada tutto a puttane. Li ho rinchiusi in una stanza. Ho sbarrato la porta e piazzato del C4. Mi basta solo farlo detonare. E buonanotte a tutti. Però non è divertente se finisce così in fretta. Magari potrei dare a quei bastardi qualcosa per cui valga la pena urlare. Sì, gli darò a uno di loro un bel giocattolino e gli dirò: se uccidi quello a fianco a te risparmierò gli altri. Chissà che cosa farà. Blaterate tanto di giustizia e orgoglio, ma quante volte vi siete messi contro di me? Contro il vostro superiore. Oh sì, siete proprio dei bravi poliziotti. Peccato che vi rimanga poco da vivere. Che spasso ragazzi, ci manca solo un po' di musica. Minchia. A parte questo qui è un superiore che scrive sta roba, eh? Dovrei farlo detonare per aprire sta zona. È vero anche che dalla nota che abbiamo letto, facendolo detonare, attiriamo quel Licker.
che è qua intorno comunque. Non abbiamo per adesso modo, ma sappiamo già cosa si andrà a fare lì. Quindi direi di procedere per questa biblioteca. C'è qualcuno, ma non lo vedo. Leon, sono Marvin. Vieni qui appena puoi. Stai bene, Marvin? Ho qualcosa da mostrarti. È importante. Ricevuto, arrivo subito. Ok, qua c'è cosa che mi chiama. Il nostro Marvin dell'atrio principale, dovremmo tornare da lui. Qua ed ora, cos'è? Oh, un altro coltello, godo, ne abbiamo due. Passo sopra i cadaveri. Mamma mia, ma cos'è sto casino qua? No. Oh cazzo. Questo si... Madonna, cosa serve qua? È un creak, ma serve tipo, non lo so, una leva. Ah, forse facciamo il ponte spostando queste robe qua. Sali, 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 sali. Godo, non riescono a salire, questo è un bene. Potremmo andare, vediamo di qui. No, porco di... Proprio bastardo. Ok. Porta di picche. Usa. Veloce, 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 veloce. Ah, guarda dove siamo sbucati. Ok, possiamo andare a parlare con Marvin. Minchia, comunque lì nella biblioteca dobbiamo fare un po' di cose. Ci sono, secondo me, troppi zombie. Vieni, guarda qua. Lo sapevo, ce l'ha fatta. Oh, Claire. La conosci? Sì, si chiama Claire, sono arrivato con lei. Puoi raggiungere il cortile dal piano di sopra, alla est. Capito. Grazie. E vabbè, signor tenente. Minchia, signor tenente. Bene, quindi sappiamo che Claire è viva e dobbiamo raggiungere il cortile dall'ala est. E io direi di... Intanto facciamo un bel salvataggio, che ci sta. Depositiamo alcune robe che magari possono non servirci, ma solo la polvere da sparo più che altro. Il resto, volendo, sai cosa? Pure un coltello, dai. Manco a esagerare, dai. Coltello, possiamo posarlo, già uno l'abbiamo, cazzi. Meglio tenerci sempre vuoti, perché se visitiamo un'area dove c'è tanta roba da prendere, poi non riusciamo. Che il nord sia appunto verso l'atrio, quindi la sala est dovrebbe essere questa. Ah, vedi, ufficio alla est. Qua dovremmo andare, esatto, immaginavo, siamo dall'altro lato. Una porta che non ho controllato è quella. Se riusciamo a fare veloce, dovremmo poter vedere cosa c'è qua dentro. È una cassaforte. Non sappiamo la combinazione, non c'è nient'altro. Via, 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 via. Madonna. Oh, qua c'è un armadietto sempre bloccato con il coso. Ma quale saranno? Potremmo anche provare un po' a caso. Penso che ci vuole una vita per... Ok, siamo qui e qua ci dobbiamo ricordare di non correre. Vabbè, qua è proprio brutto, Rientriamo di qua e siamo in biblioteca. Perfetto, qua in biblioteca non avevamo finito. C'è quella porta lì dove non siamo stati. Noi siamo scappati qui con la chiave di pick e, ci ricollega all'atrio principale. Qua è tutto crollato. Qua c'è una signora che romperà il cazzo. Oh, critico. Un colpo e ci siamo levati uno zombie dai coglioni. Mamma mia ragazzi, sta girando di lusso. Oh, l'unicorno, l'unicorno, godo, godo. Diamo il taccuino della gente, qual era l'unicorno? Allora, abbiamo tipo i pesci, lo scorpione e un'anfora. E un'anfora. Eccola qua. Eccola qua. Medaglione del... E abbiamo già due medaglioni per aprire il passaggio a un bambino. Però raga, qua potrebbero avere una cosa in comune in effetti, perché nel primo medaglione c'era una donna che abbracciava un'altra donna. Qua c'è un bambino che sembra chiedere qualcosa a un anziano. E qua abbiamo la mappa dei piani superiori. Godo. Ah, l'armeria addirittura. Cazzo. No, è chiusa. Questi dobbiamo spararli. Sai che ti dico? Basta così. Ok, abbiamo il medaglione. Mettiamo il medaglione, dai. Cosa c'è? Libro ro... Ah, state qua, raga. Vi ricordate la foto ricordo?
Un oggetto di plastica a forma di libro sembra che un tempo fosse sorretto da una mano ed è proprio la fotoricordo della statua. Quindi se trovassimo quella statua con lo scettro possiamo inserire il libro. Oh, attenzione, si apre sempre di più il passaggio. Manca l'ultimo e a sto punto ci resta semplicemente da trovare dove potrebbe essere il modo per far detonare il C4, perché abbiamo visto che la statua comunque è lì. Per trovare l'ultimo medaglione. Il libro, ma sai che ti dico, ce lo portiamo dietro. Non si sa mai dovessimo trovare il punto. Qui non si può più aprire. Servivano i fusibili dall'altro lato, penso, per aprire quest'area. Apriamo la mappa, vediamo, perché noi abbiamo ancora la chiave di picche e non penso era solo questa. A sinistra abbiamo la chiave di picche dove qua c'è ancora qualcosa perché c'è la cassaforte, ma non abbiamo modo di trovare la combinazione. Se scendiamo da qui c'è un corridoio con una porta che non abbiamo visto, una porta di fiori e altre stanze. Direi di proseguire da questo lato perché noi, se vi ricordate, quando siamo passati da qui, poi siamo scappati da quello zombie. Quindi quest'area qui non è che l'abbiamo proprio controllata per bene. Ce la stiamo giocando troppo di lusso, raga. Qua c'è una porta direttamente così, quasi quasi. Però, dal momento che non c'è lo zombie, non vedo il motivo per cui barrarla. Qua ce n'è un'altra. Brutto però tutte queste finestre aperte, eh? Guarda come entra l'acqua della pioggia, raga, proprio fatto bene. Noi siamo andati via da qui. Ma mi sa che... Ecco, c'è rimasto pure lo zombie qua dentro. Oh, qua c'erano delle munizioni. Ah, Ok, cagare. sono. Direi che non ci resta altro che andare qui. Bene. Allora, a sto punto direi di passare dall'ufficio. Riandiamo alla sala principale, che tanto ce la siamo sbloccati da qui. Nell'atrio principale. C'era una porta di fiori, di picche, scusa. Una porta di picche da questo lato, però. Ah, che era quello della biblioteca, però. Se andiamo da quest'altro lato, nella sala d'attesa, poi c'era una porta di picche. E penso per forza di lì dobbiamo andare, non abbiamo altre strade. Eccola qui, che qua c'era la cassaforte lì, dove abbiamo trovato la guida di Raccoon City. Questa penso sia l'ultima. Tab, organizza inventario. Vedete? Questa qui non serve più, la possiamo direttamente scartare. Io però non voglio buttarla. Se non... Per adesso la teniamo, in caso la posiamo poi, come ricordo, nell'inventario. E qua sento rumori bruttissimi. E abbiamo due assi. Oh, mamma mia, raga, ma troppo di lusso, ce la stiamo giocando. Dove ci troviamo adesso? Siamo su un corridoio che collega a magazzino opere d'arte. Guardala! Godo, raga! Mamma mia, se ce la stiamo giocando bene! La tessera! Questa serviva lì per prendere il pompa. Articolo rivista La Pietra Rossa. Il rubino che affascinò Edoardo, il principe nero, la perla bevuta dalla regina del Nilo, il diamante che portò una regina alla ghigliottina. Il numero di storie legate al fascino delle gemme non ha limite. Come per le altre gemme citate, le sue origini sono sconosciute, si dice che adornasse il portaggio. Tuttavia, caro lettore, è meglio ammirarla da lontano, perché dietro la bellezza si annida il male. Vabbè, una piccola leggenda che girano sul rubino, ecco. E quindi qua metto il libro. Non posso? Ah, ma perché manca proprio la mano. Ah, eccola. Ah, ok, vabbè. Perfetto. Scettro. Ok. Esamina. Corto scettro con incastonata una gemma. Gemma rossa. Ok, non so cosa possiamo farci ancora con sta gemma. Però fin qui ce la siamo giocata troppo bene. Abbiamo una marea di risorse, raga. 15 colpi, 39 qui. Adesso ci stiamo andando pure a prendere il pompa. C'è soltanto questo rumore di merda qui. Quindi magazzino opere d'arte abbiamo finito. Qua c'è una serranda. Ecco, e questa sembra proprio chiusa. Servirebbe una manovella, qualcosa per alzare la serranda che noi non abbiamo. Io camminerei, raga, perché non vorrei che in quest'area ci siano... Ma qua è da dove siamo arrivati? Sì. Non vorrei che in quest'area ci siano i leaker. Oh, wow. Wow. Ma si è schiantato.
Dio, ragazzi, è schiantato un elicottero così a caso. Oh, c'è il pilota qua. Ma non posso controllarlo. Tutto normale quello che sta succedendo. Comunque qua... Oh, una pianta verde, non l'avevo vista. Exit. Ah, ma è il cortile. Claire! Aspetta, arrivo guarda, subito! Guarda quanto è felice! Ok! Cazzo. Claire! Che sollievo vederti! Stai bene? Quell'elicottero è spuntato sì, all'improvviso. Sono tutto intero. Scommetto che non hai con te la chiave del cancello, vero? Purtroppo no. Ma tu stai bene? Diciamo che sopravvivo. Ottimo. Notizie di tuo fratello? No, non ancora. Claire, non arrenderti. Sono certo che lo troveremo. Vabbè, ho capito, Leon. Oh, mamma mia. Capito che te la vuoi trombare, Leon, dai. Dillo subito. Sì. Ora di cena. È meglio che tu vada. Non preoccuparti per me. Fai attenzione. Claire, devi andare. Ora. Ehi, ce la faremo. Insieme. Vai, non ti preoccupare, ci facciamo insieme noi. Attenzione, raga, e abbiamo... Marvin, oh. Problema, qui. Sono circondato da zombie. Marvin, mi ricevi? Marvin! No, Marvin non mi riceve, raga. Si è trasformato, sicuro, 100%. Oddio, come un pensile. Tronchesi, addio, dillo prima. Possiamo aprire questa zona qua. Però potremmo anche andare sopra. Beh, adesso che abbiamo le tronchesi, comunque ci sono tante aree che erano chiuse qua. Qua c'è... No! Porco di quel cane. Ah, ma qui guarda dove siamo. Questo dobbiamo combatterlo, raga. Non abbiamo altra scelta. Apri la porta, figlio di puttana. Non apri? Sì, si è messo dietro la porta a farmi il jumpscare. Guardalo. È proprio infame. Ed è un bene che c'è... No, un altro. Mamma mia, raga, lo zombie è fatto troppo bene qua. Oh, un'altra che possiamo aprire con le tronchesi. Vai, 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 vai. Ma qui dove siamo noi? Giusto per capire. Ah, ufficio alla est, ci collega da... Questa cosa qua c'è la guardiola, serranda chiusa. Qua non dubito ci sia qualcos'altro. Fatemi dare però un'occhiata veloce. Ah, qua è dove siamo proprio arrivati noi all'inizio. Ah, i cessi, ok, li avevamo già controllati. Bene, 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 bene. Ah, guarda dove siamo sbucati. Ah no, che cazzo sto dicendo? Questa è una zona nuova. No, no, la finestra. Che già ce ne basta che c'è uno qua. Barra tutto. Ah, non si alza questo, godo dei colpi. Mamma mia. Cos'è? Una granata stordente. Però siamo full di un inventario, eh. Già che tra poco dobbiamo scartare la chiave. No, si è alzato quello lì. Perfetto, così la possiamo raccogliere. Dispositivo elettrico, il fusibile. Mannaggia. Bene, qua abbiamo aperto il passaggio. No, questo deve morire, raga. Che noi qui dobbiamo tornarci. È morto? È morto. Polvere da sparo di alta qualità. No, qua dobbiamo ritornarci, raga. Siamo full. Siamo full. Troppe robe. C'è un casino su questo ufficio. Buon uomo. Ma lei... Oh, cazzo. Guarda quello che casino che fa. Non abbiamo modo di andare dall'altra parte. Mamma mia, quanti cazzo di zombie ci sono. Sì, il fusibile si metteva lì, ma anche così facendo siamo comunque full. Aspetta, da qui posso andare da qualche altra parte? Mannaggia, raga, sono nella merda. Aspettate. Troppi zombie. Devo eliminarle, anche perché qui dobbiamo tornarci per forza. E per adesso ce lo possiamo anche permettere. Sperando che non si alzino più. Oddio, è proprio pieno.
qua abbiamo tolto noi la sedia e siamo passati dall'altro lato. Non dovrebbe esserci nessuno qui perché sono entrati. Dove cazzo siamo? Qua abbiamo polvere da sparo, la manopola e il fusibile. Attenzione. Ed è proprio qui che serviva il fusibile, che poi ci ricollega dall'altro lato. Merda. Mamma mia, ma è proprio una rottura di coglioni. Guarda qui. Ma non c'eravamo stati. Dei colpi. Ci sta che abbiamo trovato dei colpi incredibili. Il problema è che qua è veramente pieno di roba. Ma non possiamo scartare qualcosa. Oh, critico, questo ce lo leviamo dai coglioni, è sicuro. Non so come si usano comunque le stordette. Dovremmo vedere. Guarda qui, c'è un'altra pianta verde. Ah, abbiamo una miscela di doppia pianta verde. Ma noi stiamo stra bene, non ci hanno ferito. L'unica cosa che possiamo fare, in effetti, è quella di riandare sopra. Pure incendiare. Cazzo sei. È lo stesso cinese di prima. Calcolate che anche alcuni colpi che sprechiamo li recuperiamo dal Oddio. Che abbiamo la polvere da sparo. Questa l'avevamo già aperta. Ok, 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 ok. Siamo qui, siamo qui. Siamo salvi, madonna. Siamo salvi, ragazzuoli. Siamo salvi e abbiamo un sacco di robe da poter fare. Ma proprio tante, 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 tante robe. Il bello è che sbloccandoci queste robe ci amplifichiamo i passaggi. Ma tra l'altro non dimentichiamo che avevamo contattato Marvin e non ha risposto. Cioè, intanto fammi posare un po' di roba. Allora, rubino non so ancora dove metterlo. Questo so già dove andare. Le assi ce le teniamo. La stordente la depositiamo. Marvin! Ah, è qua. Ma vaffanculo. È ancora vivo. Ah, è ancora vivo. Va bene, ok. L'importante è questo. Signori, per questo episodio noi ci salutiamo qui e nel prossimo episodio vedremo di fare, di prendere tutti questi oggetti qui e liberarci il passaggio da qualsiasi cosa. Quindi ritorneremo in quell'ufficio, prenderemo gli oggetti che abbiamo lasciato indietro e poi andremo avanti. Ciao belle mie, alla prossima.